Fright Film Radio, io sono Nicola Comotti qui alla 74esima edizione del Festival di Venezia e oggi sono in compagnia del cast di Manuel. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Francesca Antonelli, Giulia Elettra Corretti, giusto? E Bernec, Giulio Bernec. Benvenuti ragazzi. Grazie. Ho avuto il piacere di vedere il film ieri, è stato bellissimo. Davvero? La cosa incredibile, che sembra un po' brutto, però faccio un mini polemico, ma anche con un complimento per voi, era recitato veramente bene. Tutti i dialoghi erano così veri che mi ha fatto proprio piacere viverli con i vostri personaggi. Avete veramente fatto un grandissimo lavoro. Il regista l'ha fatto un po' grande lavoro. Anche tu. E infatti partiamo proprio da questo punto. Sì. Il lavoro che hai fatto che avete fatto con Dario e anche quanta libertà avevate sul set, sai, nel momento in cui diventavate i personaggi che avete interpretato. Ok, allora considera che Dario non ci ha dato il copione, almeno a me. Ecco, e ha fatto un lavoro con noi di, diciamo, io dico come un processo di osmosi, cioè hai visto il succo della fragola esce fuori quando gli metti lo zucchero, ugualmente lui, cioè senza parole, lui fa atmosfera Albertini, quindi quello che di cui lui ha bisogno te lo dice senza le parole e questa è stata la cosa più importante, perché lui ha uno sguardo particolare e poi è un regista che ama gli attori. Io ho iniziato a 15 anni con l'Archibugi, cioè no, 45, un regista che ama così gli attori non l'ho mai conosciuto, è veramente... è pazzesco. E poi il cinema ce l'ha nella testa, nelle tasche, nei sogni, lo è, cinema proprio. Guarda, seguo quello che dice lei, essendo un regista che viene dal documentario, è bravo a rubare tutti quei momenti che sono quelli preziosi, quindi per lui è bastato darci la libertà di muoverci nello spazio e nel tempo, senza farci legare appunto alle battute o altro, dandoci possibilità di improvvisare, e così è riuscito a mettere in piedi quantomeno un lavoro spontaneo e onesto. E questo infatti, l'onestà dei personaggi, ho rivisto persone che ho conosciuto sulla mia pelle, proprio nei vostri tre personaggi, è qualcosa quasi un'allegoria, ma anche esattamente la stessa persona di tante realtà che ci sono in Italia. E infatti mi ha stupito questo fatto dell'assenza del copione, perché invece io pensavo che ogni vostro personaggio era proprio creato anche su quasi delle testimonianze già vere, viste, magari con il lavoro con Dario, ma anche vostro personale, di cercare di mettere magari le vostre esperienze in queste caratteristiche. Ma infatti guarda, poi ecco, mi hai anticipato, nel senso... il fatto che non ci fosse il copione era perché sono degli incontri poi singoli, in realtà i nostri personaggi non entrano mai poi in relazione gli uni con gli altri se non con Manuel. Per quanto riguarda il lavoro che io ho fatto, beh, io e Dario abbiamo lavorato parecchio prima del film e devo dire che lui è stato incredibile, perché è riuscito anche a lavorare innanzitutto sulla mia persona per poi tirar fuori anche tutto il resto e quindi dare vita ad una trasformazione vera e propria, e quindi è stato un lavoro molto bello. Dicevo sì che è proprio così. No, dico, c'è proprio, come ha detto lei, sulla persona, proprio uno studio sull'uomo, per dire, io, cioè, ho tre figli, sono una mamma, non farei mai, cioè, hai visto quando io gli dico a lui, cioè io gli sto minando la sua libertà per la seconda volta, cioè io per i miei figli darei la vita all'istante, ora se me la chiedessero, quindi per me è stato difficile tirare fuori quella cosa lì che non è mia, non mi appartiene, e questo è il lavoro che abbiamo fatto con Dario, cioè vorrei precisare che la sceneggiatura esiste. Ovviamente, cioè non è che non c'è, è solo che non l'abbiamo letta, nel senso, almeno per quel che mi riguarda, la mattina me l'ha data, io so tutta la storia, so tutto quello che accade, però me l'ha data, la mattina ho letto, due volte l'ho potuto leggere, poi l'ho dovuto restituire, però già lui nei mesi precedenti mi aveva già trasmesso tutto quello che occorreva per dare questo personaggio. E volevo dire, rendiamo anche omaggio ovviamente ad Andrea, che ha fatto un grandissimo lavoro. E infatti volevo, diciamo che è il leitmotiv che vi unisce, no? Lui è il personaggio, come hai detto tu non vi incontrate mai, ma comunque tramite Andrea e le sue esperienze e la sua pena viviamo ovviamente questi passaggi di vita. Però volevo proprio capire invece il metodo di lavoro che avete fatto tra voi, cioè ovviamente con Andrea e con le vostre scene, perché ci sono veramente dei momenti in cui si avverte una sintonia che è rara nel cinema.
E volevo vedere se è una cosa molto, molto naturale, oppure magari vi siete trovati prima e cercare appunto di fare quei piccoli movimenti che danno vita a qualcosa di veramente vero. Ecco. Ma quello è stato molto bravo Dario, devo dire, perché okay, ha reso il set una casa. E un grande, è nato proprio un grande legame tra tutti noi prima, e quindi poi lì sul set era un modo di recitare molto intimo, uno scambio anche tra noi attori, insomma questo penso sia stato veramente merito suo del clima che ci ha dato. Sì, penso come dice Giulia, no? È un lavoro che vive di emozioni, sentimenti, quindi se ci sono delle persone, se tu ti trovi con queste persone esce fuori tutto ciò che tu hai, che puoi buttare fuori. Quindi Dario è un filtro, è una spugna in un certo senso, non so se rende l'idea, però è un qualcosa che ti mette in condizione di spogliarti completamente, forse perché il contesto era una piccola casa, un piccolo appartamento dove si era tutti quanti insieme, si è vissuti là e quindi ci si è sentiti un po' una piccola grande famiglia. Grazie mille ragazzi, grazie ancora. Certo. Luciano Mieri, Alessandro Di Carlo, sono gli altri attori aiutati, Manuel Rulli, Alessandro Frane. Sardelli, veramente Renato Scarpa. Un incredibile lavoro avete fatto, veramente, grazie per averlo fatto. Esatto. Grazie. Qui a Film Radio, The Festival Insider.